Grazie Adele, adesso passiamo la parola a Gennaro Capuano, rappresentante per l'area flegrea del Movimento Neoborbonico. Ringrazio, sì, Gennaro Capuano. Ci tengo a dire che io sono qui febbricitante, ma non potevo mancare, visto che siamo stati chiamati direttamente in causa in quanto Movimento Neoborbonico. Dunque, chiaramente quindi a nome di tutto il Movimento Neoborbonico, un saluto a tutti presenti ad Angelo Forgione, che è un napoletano vero e un amico di tutti quelli a cui sta a cuore il bene del Sud. Dopo i saluti, un chiarimento storico-culturale. Dunque, io ritengo che in nessun altro paese al mondo, forse, qualcuno avrebbe avuto l'idea di ringraziare chi aveva massacrato i concittadini e i suoi compatrioti. Questo, invece, è capitato a Bacoli. Ma possiamo anche capire i consiglieri di Bacoli, poiché la storia ufficiale, quella dei libri di scuola, prevede da oltre 150 anni esattamente quello che loro hanno detto e scritto. Da un lato, per la storia ufficiale, i buoni che vennero a salvarci e a liberarci. Dall'altro i cattivi, magari anche brutti e sporchi, che si ribellarono ai salvatori. Ma per fortuna ci sono anche i neobarbonici, per fortuna ci sono anche i Pino Aprile e gli Angelo Forgione, che negli ultimi anni hanno fatto conoscere a migliaia, forse davvero a milioni di persone, la verità storica. E grazie anche a loro e anche a voi stasera qui presenti, che abbiamo saputo che nel 1860 non sono venuti a salvarci e a liberarci. Beh, dovete sapere che il Regno delle Due Sicilie, economicamente, era tra gli stati più avanzati al mondo. Eravamo finanziariamente come la Germania di oggi, e lo diciamo non noi, ma docenti come Stéphanie Collet dell'Università del Belgio e economisti come Vito Tanzi del Fondo Monetario Internazionale. E così, come hanno rilevato alcuni studi del CNR o della Banca d'Italia, avevamo più industrie del nord e anche redditi migliori. E in tanti già sapevamo che, lo scrisse Nitti, dei 668 milioni di lire depositati in tutte le banche d'Italia, ben 443 milioni erano del sud. Quindi, altro che liberarci, grazie a studi sempre più aggiornati e diffusi, sappiamo che, altro che briganti, centinaia di migliaia di meridionali si ribellarono all'invasione piemontese. Quindi i soldati piemontesi e alcuni consiglieri di Bacoli li chiamavano briganti, ma erano semplicemente i nonni, dei nostri nonni che si ribellarono a quell'invasione per difendere le loro case e la loro patria napoletana. Furono massacrati a centinaia di migliaia, ad esempio a Ponte Landolfo, o anche a pochi chilometri da qui, e per circa 10 anni. Anche donne, vecchi, bambini. Negli archivi dell'esercito italiano a Roma si parla addirittura di decapitazioni di quelle persone per comodità di trasporto. Assurdo. Qualcuno ha pensato bene di ringraziare i massacratori e decapitatori della nostra gente, ma possiamo capire, hanno solo letto meno libri e meno documenti e hanno bisogno di ritrovare la verità storica. Gli daremo una mano anche con eventi come questo. Grazie a tutti voi. Allora, abbiamo saputo che tra il pubblico c'è Eddie Napoli. Sappiamo che Eddie da tempo si occupa di questo argomento e lo invitiamo a fare un intervento. Forse nell'immaginario collettivo, quando parliamo di briganti, ci immaginiamo un po' il film di Manfredi, Brutti, sporchi e cattivi, queste persone sciatte, mal vestite, oppure pirati, quello con John Depp, che ultimamente abbiamo potuto vedere tutti. Certo, l'immaginario collettivo è un qualche cosa che fa parte di un programma. I programmi come quelli del computer sono quelli che appunto si innescano o innestano nelle persone mediante coloro che gli eludiscono, tra virgolette, no? Gli insegnano, gli fanno i vari protocolli e gli comunicano tante di quelle cose affinché le persone poi comandino e altre ubbidiscano. Che noi abbiamo avuto, voglio dire, il problema del brigantaggio, cioè da spiegare, lo diceva prima Adele. La metafora è quella, ecco, che i partigiani della Seconda Guerra Mondiale, no, che salvarono, voglio dire, insomma, molte persone, che combatterono, eccetera, noi oggi li ricordiamo ancora, no? Ci sono le feste nazionali. Ecco, è come se noi quelle persone che nel 44-45 combatterono per la patria, eccetera, noi li denigrassimo e li chiamassimo briganti, ecco, è la stessa cosa.
Quelle persone che dal 1861 hanno combattuto per la propria terra non erano altro che i nostri partigiani, coloro che difendevano la propria terra. E c'è addirittura un grosso personaggio, ecco la cosa che mi meraviglio io, di estrazione comunista, Antonio Gramsci, colui che inventò l'unità, colui che, diciamo, il padre del comunismo in Italia, che scrisse: lo Stato italiano è stato quella belva feroce che ha ammazzato e seppellito vivi centinaia di migliaia di persone, tra cui operai, tra cui contadini, e questo lo dice Antonio Gramsci. Quindi mi meraviglio come il signor Napolitano, di questa cosa ne sono molto risentito, di quella estrazione, perché nasce nel Partito Comunista. Io ricordo nel 76 lui era nella lista di Valenzi a Napoli, io votai Valenzi, Abdon Alinovi, che era il secondo della lista, chi si ricorderà all'epoca, votai comunista. E quindi a un certo punto uscì fuori che c'era anche Giorgio Napolitano, il signor Napolitano, che va a Marsala, che va a celebrare i 150 anni di uno sbarco che non è altro che una farsa, che è come se fosse un carro di Piedigrotta, dopo vi dico perché. E si dimentica quasi un milione di meridionali che muoiono per la propria terra, come quelli di Pietrarsa, che furono i primi a scioperare e vennero ammazzati, come i contadini che non avevano più le loro terre e vennero ammazzati. Dice: ma perché i contadini avevano le terre? Come mai avevano? Perché il regime borbonico era, voglio dire, fondamentalmente un regime socialista, ed era anche un socialismo che si sposava con la religione cattolica. Quindi il Borbone, diciamo, anche se parliamo di una monarchia, era una persona giusta, era una persona certamente che badava alla propria impresa statale, ma era una persona che dava anche i lotti di terra ai contadini, dava il lavoro agli operai, avevamo ricchezze, avevamo esportazioni. Queste cose, insomma, sono discorsi lunghi, non è che si possono racchiudere così in 3 minuti. Ma è vero che noi eravamo alla Germania di quell'epoca, Gennaro, è verissimo, come dice il Sole 24 Ore, l'Università di Bruxelles, la Banca d'Italia, eh? Stefani Colli. Praticamente questa dottoressa, questa signora che dall'Università di Bruxelles addirittura ci viene a raccontare queste cose. E mi meraviglio come l'amministrazione di Bagoli addirittura non si ravveda, perlomeno si informi e decide di avallare quei protocolli, che non sono altri che protocolli, no? Giustamente vengono dal Ministero, il Ministero dice: dobbiamo celebrare, dobbiamo dire, certamente ci si allinea, perché il protocollo è il protocollo, per il semplice motivo che noi siamo stati programmati. Per il discorso che facevo prima, no? Noi siamo stati eruditi, tra virgolette, programmati, dobbiamo fare quello. Però un attimino, insomma, che i carabinieri abbiano fatto tante cose, lo sappiamo, che i carabinieri hanno lottato contro la mafia, contro la camorra, lo fanno ancora, è verissimo. Ma è pur vero che i carabinieri all'epoca, voglio dire, gran parte di loro furono comandati come bersaglieri, quando c'è chi comanda e chi ubbidisce. Ci sono milioni, migliaia di persone che rappresentano le forze dell'ordine, sono comandati come i ragazzi, come la TAB, come succede oggi. Devono picchiare, devono andare lì, devono lanciare, voglio dire, lacrimoni, devono fare il loro dovere, per poi, per una paga che è nettamente inferiore a quella che percepivano 152 anni fa, perché facevano una vita un attimino più brillante, godevano di qualche soldino in più, mentre oggi mi dispiace che loro lavorano rischiando la vita, facendo un lavoro durissimo per pochi soldi, 1.300, 1.400 al mese, giù di lì, non è giusto, perché praticamente un tutore dell'ordine che rischia la vita dovrebbe avere anche un tornaconto economico, perché poi le medaglie, i monumenti, queste cose qui, insomma, lasciano più tempo che trovano. Detto questo, io ci tengo a precisare anche un'altra cosa, che coloro che vollero l'unità d'Italia, che fu davvero un atto carnevalesco, perché non è possibile che 1.000 persone che sbarcano da una nave malarmati così riescono a combattere a Calatafimi contro un esercito di 5.000 soldati bene armati con i cannoni. Cioè, voglio dire, il discorso viene da coloro che tuttora comandano le redini del mondo. Sono quelle famiglie potenti che c'erano un tempo e che oggi ci ritroviamo. Sono quelli che appartengono al gruppo Bilderberg, sono i Rothschild, sono i Rockefeller,
sono coloro che hanno armato Saddam Hussein, sono coloro che hanno armato Hitler, il nonno di Bush armò Hitler, sono coloro che praticamente hanno fatto cadere il regno delle due Sicilie, la Santa Russia, l'impero d'Austria, e sono quelli che sono andati a fare i danni in India, sono quelli che Lord Palmerston nel 1850-40, giù di lì, era Lord Palmerston era il primo ministro della regina Vittoria della corona inglese. Questo signore come primo ministro aveva degli hobby: la tratta degli schiavi, il contrabbando di oppio in Cina, il contrabbando di cotone. Cioè, coloro che ammazzarono i nostri briganti, i vari Cialdini, Nino Bixio, che oggi abbiamo le caserme che si chiamano Cialdini e Bixio, no? Non sono altri che criminali di guerra, hanno ammazzato il nonno di mio nonno, di tuo nonno, del signore e così via. Sono coloro che hanno fatto sì che la nostra economia finisse, perché alle spalle c'era un grande disegno, ma un disegno che non era relativo all'Italia o al regno delle due Sicilie, un disegno globale che appartiene a tutto il mondo. Noi oggi, quello che paghiamo oggi con l'euro e tutti i prezzi a prezzo, eccetera, è un disegno che è stato stabilito nella prima metà del Settecento. E i personaggi sono gli stessi, forse sono davvero gli stessi, perché probabilmente sono diventati immortali questa gente, non sarà manco un nipote o un nipote, probabilmente sono proprio loro che hanno fatto il siringa. Si raccontano che alla corona inglese bevono sangue delle vergini, che fanno dei riti macabri, che sono dei satanisti. Probabilmente pure che hanno trovato, come dire, dall'altra sponda, con la magia nera, un tipo di alchimia che li tiene in vita, e sono sempre gli stessi, insomma. Sono sempre gli stessi, sono coloro che, partendo dall'Inghilterra e dalla Francia, arrivano in Italia, armano Garibaldi, cacciano le famose piastre turche, corrompono l'esercito tutto delle due Sicilie, perché poi l'essere umano è che lo crei, no? È facilmente corruttibile. E caddero tutti, cioè un esercito di quanta unità? A Calatafimi erano 5.000, il totale quanto? 70.000, 80.000, l'esercito spaventoso, cioè la terza potenza europea era il regno delle due Sicilie. Mi spiego, dopo l'Inghilterra e dopo la Francia, come fa a cadere uno Stato del genere di fronte a 1.000 uomini? È una barzelletta, quindi voglio dire, ci può una corruzione. Poi che cosa accade? Ecco, noi perché in questi giorni ci troviamo in queste condizioni? Perché lo Stato italiano, purtroppo, nasce già con l'uso, con la mafia, nasce con l'uso, con la camorra, perché gli inglesi saldano il debito dei piemontesi, tirano fuori i soldi, fanno uscire queste piastre turche, corrompono tutti, 1.000 arrivano a Calatafimi, a cosa là, a Marsala, risalgono, e i primi che si trovano alleati chi sono? I picciotti dei latifondisti, cioè coloro che affamavano la gente, coloro che affamavano i contadini, gli operai e tutto eccetera eccetera eccetera. I picciotti non sono altro che i mafiosi, sono loro. Quindi già si nasce, voglio dire, con un grande compromesso, che lo Stato viaggia a braccetto con la mafia. Salgono più su e lo Stato viaggia a braccetto con la camorra. E oggi noi ci troviamo lo stesso sistema, perché il gene è quello lì, è nata così. E spero morirà presto così. Le uniche persone che, voglio dire, le più recenti che hanno fatto sul serio, che erano davvero gli eroi che volevano cambiare il mondo per quanto riguarda il nostro piccolo microcosmo di questa Italietta, sono tre: il generale Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino. Quando hanno visto che facevano sul serio, li hanno ammazzati. Ma non l'hanno ammazzato i mafiosi, non l'hanno ammazzato i camorristi. Sappiamo bene che hanno ammazzato quelle persone. È chiaro, quindi il gioco è questo, i nostri padroni non sono i vari signor Napolitano, signor Letta, signor Prodi, signor Berlusconi, che non me ne fa, cioè voglio dire, mi dà anche fastidio, mi ripugna un poco fare questi nomi. I nostri padroni sono gli inglesi, o con gli americani oggi, sono i francesi, economicamente sono i tedeschi, e noi paghiamo oggi ciò che è stato programmato 300 anni fa, in maniera diversa, no? Prima c'è sempre il briganti, ma chi ci stanno? Quelli della TAP, chi ci sono? Degli altri? Questo è un corso e un ricorso storico che si ripete. Vabbè. Come? Ah, poi ci sono i grillini, questo è un altro esempio, loro col 25% sono stati accucciati, hanno voglia di strillare, hanno voglia di fare, ma per carità, io faccio pure un rifo per i grillini, ma devono stare a cuccia, perché il potere è devastante. Io a volte mi domando, dico, cosa cambierà, come cambierà?
probabilmente ci vorranno 300-400 anni, dovrà morire l'ultimo nipote del nipote del nipote, oppure l'ultimo nipote del nipote dovrà cambiare, dovrà avere, voglio dire, buon senso, dovrà avere lealtà, onestà e rispetto verso il prossimo, cosa che praticamente non ce n'è, voglio dire, dalle nostre parti non ce n'è. Perché se mi affaccio in tacchi stulag, non c'è sta rispetto manco per un lag. Figuratevi se c'è stato rispetto per il Signore, per lei, per me e per tutto il resto. Chi fa una cosa del genere in un posto così bello? Non so, io non ho parole, cioè io frequento questa zona che ero bambino. Cioè, io parto da Santa Chiara, dal centro storico, con motorino a 14 anni, sto sempre qua, è una vita che sto qua. E ogni volta che vedo, che mi affaccio dal capo di Posillipo, che vengo in queste zone, ma mi amareggio, mi vivo proprio colore, cioè mi dispiace, perché noi abbiamo delle location, abbiamo dei siti archeologici, abbiamo delle cose che sono bellissime. Mentre invece teniamo Pompei che cade, le nostre zone che sono così devastate, e sono abbandonate. Forse perché quei politici o non hanno, non lo so, non hanno scrupoli, o non sono persone intelligenti, o pensano solo a se stessi, o fanno parte ancora di quella dinastia, di quelle persone che partendo dalla Sicilia e dalla Campania appartenevano ai vecchi camorristi e ai vecchi mafiosi. Insomma, lo stato è questo. Probabilmente nulla cambierà, ci vorranno dei secoli. Però stiamo qui a raccontare qualche cosa. Chi ci crede, ci crede. Chi non ci crede, non ci crede, perché ci è capitato anche di parlare per giornate intere e poi alla fine non abbiamo cavato un ragno dal buco, è capitato spesso, però io credo di stare nel giusto e credo di stare nella verità, come io, come loro e come tanti di noi che da moltissimi anni facciamo questo soltanto perché speriamo che forse un giorno cambi qualche cosa. Bastava che il sindaco fosse una persona diversa, non ho il piacere di conoscere il sindaco di Bago, però mi dispiace perché lui avrebbe potuto un attimino entrare più dentro la questione, no? Non la questione meridionale, perché quella chissà quando si risolverà, se si risolverà, ma nella fattispecie andiamo a vedere veramente se i carabinieri, insomma, se è vero che combattevano i briganti, vediamo se questi erano briganti. Si tratta di giustizia, ecco, e uno dovrebbe essere un attimino più profondo nelle cose e meno superficiale. Però visto e considerato che la che sta così ad andando, credo che di superficialità, non oggi, ma anche nel passato, ce n'è stata tantissima. Quindi speriamo che questa superficialità passi di moda. Detto questo. Grazie. Sì, passiamo ora il microfono a Gennaro De Crescenzo del Movimento Neoborbonico. Grazie. Ringraziamo Angelo. Speriamo di non avervi annoiato, se chiunque volesse intervenire, fare domande, può venire qui e farlo.